Abbiamo fatto uno step in avanti perché in questa partita abbiamo dimostrato che per 75 minuti siamo riusciti a competere con la squadra che stravincerà il campionato. E quindi abbiamo avuto delle risposte molto positive da parte dei ragazzi. Poi ad un certo punto bisognava tenere meglio il campo e lì è venuta fuori un po' la differenza di valori tra noi e loro e non siamo riusciti negli ultimi 25 minuti a tenere. Ho dei dubbi non perché li ho visti affaticati, perché nella normale rotazione delle tre partite sto pensando anche ad eventuali cambi. Oggi pomeriggio facciamo la rifinitura, vedo, posso valutare chi sta meglio, chi sta peggio. E così essere un po' più libero nelle scelte. Quindi aspetto oggi pomeriggio la rifinitura per scegliere la migliore formazione. Loro vengono da un periodo non positivo e quindi se dovessi ragionare con la loro idea, andiamo a Teramo e cerchiamo di fare la miglior partita possibile, la miglior partita difensiva possibile. Quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre una scossa morale, perché poi ho letto delle interviste in cui lui chiede di più dal punto di vista caratteriale ai suoi giocatori. E quindi credo che dal punto di vista difensivo credo che faranno una partita molto molto intensa e molto organizzata, perché credo che diranno andiamo a Teramo e cerchiamo di non prendere gol e cerchiamo di sfruttare qualsiasi opportunità che loro concederanno. Dovremmo avere equilibrio. Non dovremmo perdere equilibrio, quello sarà fondamentale. Dovremmo aver pazienza perché tendenzialmente noi non siamo una squadra che fa molti gol. E quindi anche domani, spero poi di essere smentito, ma anche domani non credo che il gol arriverà così in maniera facile. Per quello dobbiamo rimanere calmi, tenere lo stato d'animo nella maniera giusta per affrontare questa partita, perché non è l'ultima partita, è una partita importante, però va affrontata con equilibrio, va affrontata con la convinzione che rispetto a Terni possiamo ancora fare uno step, rispetto alla Tenara possiamo ancora fare uno step in più dal punto di vista della personalità.